Ciao a tutti. Ciao. Allora, oggi parliamo di una cosa che vedo continuamente in giro ed è la presa, come prendere l'arco sulla grip, come tirare con l'arco e come stringere l'arco sulla grip. Allora, vedo di tutti i tipi. Normalmente vedo tutti che impugnano l'arco in questo modo, quindi con questa zona sull'arco. Invece assolutamente bisogna, anche se sembra controintuitivo, bisogna che assolutamente voi spostate la mano in questa posizione. Quindi da questa posizione la maggior parte degli archi nudi principianti li vedo tirare con la mano in questa posizione, la dovete spostare in questa posizione. Quindi vedete che le nocche sono a 45 gradi, quindi la dovete tenere in questa posizione qua. Vedete, se io incocco in questa posizione, vado in ancoraggio, vedete la mano dell'arco, rilascio e la freccia è partita. Ok? Perché si tiene in questa posizione? Si tiene in questa posizione qua perché è contrapposta all'osso radio, all'osso omero e tutti i muscoli della schiena. Quindi è molto importante tenerla in questa posizione. Poi abbiamo meno area di impatto sulla grip, quindi abbiamo meno possibilità di torsione. Se noi avessimo la mano in questa posizione, abbiamo una superficie di appoggio troppo grande per l'arco nudo e questo assolutamente non va bene. Dobbiamo ruotare la mano e tirare in questa posizione qua. I tiri saranno assolutamente molto ma molto più ripetitivi, quindi provate. I primi tempi sembrerà molto difficile, ma voi potete mettere tranquillamente questa adesivo antiscivolo, che è quello che si mette sui gradini, oppure utilizzare, molti costruttori lo fanno, ad esempio vediamo questa soluzione su un arco tradizionale, questa soluzione che permette di avere la mano nella posizione esatta ma senza assolutamente scivolare. Ok? Vediamo su un arco tradizionale cosa succede. Vedete come ho posizionato la mano? Vado in ancoraggio e rilascio. Ok? Provate a tenere la mano in questa posizione, allinearvi bene con la schiena ovviamente, e scrivetemi nei commenti. Iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella così non perdete nessun video e poi ricordatevi del libro. Il libro c'è scritto tutto, nero su bianco, di quello che dico nei video. Ciao a tutti!